Ciao ragazzi, bentornati con una nuova sfida ai pronostici per la 13ª giornata di Serie A con Guglielmo. Ciao ragazzi. Partiamo subito dalla prima partita, Udinese-Lecce, che giocheranno venerdì sera alle ore 20:45. Udinese che nelle ultime 4 partite non ha trovato la vittoria, vittoria che secondo me arriverà in casa contro il Lecce. Consiglio 1 secco. Io non sono sicuro della vittoria dell'Udinese, penso che entrambe le squadre andranno a segno, quindi consiglio 1x più gol. Particolare. Empoli-Sassuolo, difficile dire che vince una o l'altra, partita da tripla secondo me. Io vado a consigliare semplicemente il gol, mi aspetto comunque una bella partita su buoni ritmi, con tutte e due le squadre che proveranno a giocarsela a viso aperto e a vincerla, gol. Io pure penso che entrambe le squadre andranno a segno e comunque secondo me il fattore casa all'Empoli potrà portare bene, non può sempre perdere, secondo me la porterà a casa in realtà. Consiglio anche in questo caso 1x più gol per non rischiare, però secondo me l'Empoli vincerà. Comunque è sempre un rischio. Sì. Salernitana-Cremonese. Io qui voglio dare fiducia alla Cremonese che ha strappato un buon punto contro l'Udinese. Salernitana che viene da una vittoria pazzesca fuori casa contro la Lazio. Secondo me la Salernitana può correre il rischio di sottovalutare questa partita. Il mio pronostico è anche in questo caso gol da entrambe le parti. E anche in questo caso il mio consiglio è 1x più gol. Okay. Perché penso che comunque la Salernitana si può sottovalutare volendo la Cremonese, però dopo una partita del genere con la Lazio all'Olimpico, secondo me è galvanizzata e quindi la porterà a casa anche in questo caso. Atalanta-Napoli, primo big match di giornata, seconda contro prima. Io credo che l'Atalanta non riuscirà a portarla a casa contro il Napoli. Il mio pronostico è x2 più under 4,5. Non mi aspetto troppi gol. In realtà penso più a un pareggio, però credo che il Napoli anche a Bergamo non steccherà. Io pure mi aspetto un pareggio, però soltanto per una questione di quota e per mettere una doppia chance consiglio 1x. Però dico la verità, non so se il Napoli la porterà a casa e vado un po' contro tendenza e consiglio appunto 1x che sta quotato 1,71, quindi comunque una buona quota volendo. Milan-Spezia, la vittoria del Milan è quotata 1,20, veramente troppo bassa. Sinceramente faccio fatica a trovare una quota interessante. Io qui rischio un pochettino, consiglio 1 più over 2,5, potrebbe uscire anche un gol dello Spezia a sorpresa. Diciamo che ero indeciso con l'1 handicap, però non sono sicuro che il Milan vinca con 2 gol di scarto. Anch'io ero indeciso con l'1 handicap e anch'io non ero sicuro. L'unica quota che ho trovato che mi soddisfa particolarmente è multigol 2-4. Bologna-Torino, ragazzi, se potete evitatela questa partita, 12:30 di domenica. Io comunque credo che il Torino per il momento non perderà al Dall'Ara. Consiglio x2 più multigol 1-4. Diciamo che mi aspetto almeno un gol del Torino, con il Torino che non perde. Entrambe vengono da 2 buone vittorie, il Bologna contro il Monza fuori casa, il Torino è in casa contro il Milan e comunque però anche se sono in uno stato di forma abbastanza buono, appunto dopo 2 vittorie, io penso che entrambe non riusciranno a vincere, quindi consiglio X come ormai farò per tutte queste squadre, Bologna, Sampdoria, Torino. Monza è la Sverona, Verona che nelle ultime 7 partite ha perso. Ed è questo il motivo principale per cui io vado a consigliare x2 quotato 1,65. Secondo me finalmente i giallo-blu potranno ottenere dei punti fuori casa contro il Monza. Il problema è che entrambe le squadre vengono da più sconfitte, il Verona da 7, il Monza da 3 di fila e secondo me, visto che il Verona comunque una buona difesa ce l'ha e sta giocando abbastanza bene anche perdendo, però non ha l'attacco senza dubbio, secondo me non subirà particolarmente, in generale non sarà una partita da tanti gol e quindi consiglio under 3,5. Sampdoria-Fiorentina, partita che non mi giocherei. Io sinceramente voglio dare fiducia alla Fiorentina perché farebbe strano vedere la Viola perdere dopo una vittoria, finalmente una vittoria, mi viene da dire. Il mio pronostico è x2 più over 1,5.
ci potrebbe stare anche il gol da parte della Sampdoria. Anche in questo caso, come Bologna-Torino, il mio cuore mi dice X, e penso che comunque la Sampdoria non perda, e allo stesso tempo la Fiorentina, che si sta piano piano ritrovando, non penso vada a perdere a Genova. Derby della capitale, Roma-Lazio. Lazio senza Immobile, senza Milinkovic. Io credo che questo è il motivo principale per cui i giallorossi, secondo me, non perderanno. Il mio pronostico è 1x più over 1,5 a 1,57. Ci può stare. Credo che la Roma possa fare anche più di un gol. Io qui la rischio particolarmente e consiglio, siccome penso che la Roma non perda, consiglio 1x, a cui aggiungo gol da entrambe le parti, a cui aggiungo marcatore Tammy Abraham, perché dopo gli errori di Verona non può sbagliare ancora. Non solo quelli di Verona. Non solo, infatti. Quindi consiglio, in definitiva, 1x più gol più Abraham. Terzo big match ed ultima partita, derby d'Italia, Juventus-Inter. Allora ragazzi, io qui faccio veramente fatica a trovare un consiglio utile da darvi. Quindi diciamo vado più a pelle. Secondo me finirà a pari questa partita. Il mio pronostico è X fisso. Anche secondo me finirà a pari, però non volevo giocare una 3X, non volevo consigliare 3X in una stessa giornata. Consiglio 1X, che è quotato comunque 1,60, perché penso che in casa la Juve possa sicuramente portare qualche punto a casa, e quindi consiglio 1X. Bene ragazzi, per questa sfida ai pronostici per la 13ª giornata di Serie A è tutto. Lasciate un like per supportare questa serie, iscrivetevi al canale, seguite la pagina Instagram Calcio con la F, che potete trovare in descrizione, e ci vediamo nel percorso.